Antonio Di Pierro è uno dei fondatori del gruppo Facebook Dipingere con la Luce e tra l'altro uno degli organizzatori di questa importante mostra internazionale fotografica. Antonio, da dove provengono queste fotografie? Allora, la maggior parte arriva da tutta Italia, dalla Lombardia fino alla Sicilia, però ci hanno privilegiato quest'anno delle foto che arrivano dall'Africa, dal Kenya, dal Sudafrica e dalla Romania, non meno importante anche da Melbourne in Australia. Quindi una grande partecipazione, diciamo che il social network Facebook questa volta ha funzionato come un canale, insomma, veicolante, no? Sì, in effetti è funzionato tutto tramite Facebook e tramite posta mail. Non c'è stato il contatto reale, a parte questo che è quello che volevamo poi alla fine dell'invio delle fotografie, poi materializzare con la mostra il contatto umano. Quindi una mostra per conoscere il mondo, per far conoscere Gallicchio. Certamente.